Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in partenza per una gita in giornata. E dico siamo in partenza perché partiamo io insieme a voi e io come stessa. Non c'è nessuno che mi faccia compagnia se non voi e il posto che andremo a visitare. Anche perché era una cosa che volevo fare da tempo, cioè partire da sola. E per tutta una serie di ragioni alla fine non sono più partita da sola, né in vacanza né in altre occasioni, per cui, scusate se metto gli occhiali ma sennò mi vengono le rughe, per cui dicevo, ora che sento che si avvicina sempre di più la fine dell'estate e quest'anno la soffrirò molto, ho deciso di andare a farmi una gita da sola. Uno, perché non c'è nessuno che mi faccia compagnia, ma non è quella la ragione principale. La ragione principale è il fatto che voglio proprio farmi una giornata da sola con i miei ritmi e fare esattamente quello che mi va di fare. Non so cosa mi va di fare, perché in realtà il discorso è che so la destinazione, ma che non vi svelerò fino al nostro arrivo. Ho deciso la destinazione, ci volevo andare da un sacco di tempo e di non aspettare ulteriormente che qualcuno mi ci porti. Forse qui riesco a stare senza occhiali. Dicevo, ho deciso di non aspettare ulteriormente che qualcuno mi ci porti, ma mi ci porto da sola e poi si vedrà. Anche perché al giorno d'oggi aspettare che un uomo si svegli e ti porti da qualche parte è una perdita di tempo, perché uno, non si svegliano, e due, chi l'ha mai detto che non ci possiamo portare in giro da sole? E sarei per anche togliere un po' questa paura di viaggiare da sole, perché ho notato che quando sono all'estero sono tutti un po' più easy da questo punto di vista, mentre in Italia è un po' più difficile farlo perché cominciano a guardarti un po' strano. Però ho deciso che oggi parto da sola, non me ne importa niente di cosa possono pensare gli altri, anzi voglio fare questo esperimento, voglio vedere un po' come ti guardano gli altri, anche per farmi un'idea se sono in realtà io che ho la percezione sbagliata, perché magari in realtà tutti si fanno i fatti loro, perché di base è così, la gente è fissata su se stessa, quindi non ha voglia di guardare gli altri e fissare gli altri, magari c'è quell'attimo di curiosità, ma poi ognuno torna alla propria vita. Per cui voglio fare anche questo esperimento qua e poi voglio proprio passare una giornata in compagnia di me stessa e appunto seguire i miei ritmi e quello che mi viene voglia di fare. L'obiettivo oggi è di arrivare al lago, adesso vedrete quale, dove, come, e farmi una camminata. Sono partita super tranquilla, sono le 11:26, quindi in realtà con super calma, anche perché ieri sera ho fatto tardissimo. Mio papà mi sta proprio consumando tutte le energie. Praticamente se sono a casa devo essere sempre a sua completa disposizione, cioè i genitori hanno questa idea di averci a loro disposizione perché siamo i loro figli e quindi non importa quello che tu hai da fare o quello che tu vuoi fare, no, sei a loro completa disposizione e tendono anche ad organizzarti le giornate, la vita, perché no, perché tanto sei la figlia, no? Sei il figlio e quindi essendo stati abituati sempre così, tendono a volte a prendersi un po' troppe libertà e fino a quando non ho niente da fare va bene, perché mi fa anche piacere dargli una mano a fare le cose che deve fare, ma quando ho dei miei piani voglio fare quello che mi sono messa in testa di fare io e non mi piace quando le persone organizzano il mio tempo, cioè proprio non lo tollero. Non tollero per niente chi si appropria dei miei spazi e dei miei tempi senza chiedermelo prima. E infatti abbiamo bisticciato un po', però niente di grave, ci vogliamo bene lo stesso, solo che ogni tanto bisogna mettere le cose in chiaro e bisogna ricordarsi anche l'amor proprio e quindi ritagliarsi i propri spazi, i propri tempi e imparare a dire anche no quando dire sì va a ledere la vostra libertà.
deserto da sola, lui ha i suoi amichetti e le sue amichette, ha le sue attività da fare e quindi non ne voglio sapere, non ne voglio sentire nulla, l'ho sistemato per la giornata, l'ho lasciato a se stesso e me ne sto andando per una giornata come stessa, basta, questo è l'obiettivo, poi vedremo quello che succederà. Vi voglio portare in questo posticino molto carino dove non ci sono mai stata nemmeno io e immagino tanti di voi sì, però andiamo a visitarlo insieme perché è un posto davvero delizioso, ho visto le foto su internet e me ne sono già innamorata. Eccomi arrivata e sono finita su in montagna perché ero diretta a Varenna, ma non c'erano parcheggi, allora sono finita su per le montagne e ho messo come destinazione Castello di Vezio, ma a un certo punto ho visto un divieto di transito e non ho letto bene e sono andata in un'altra direzione, per cui adesso non so dove mi trovo. Ero in via Promessi Sposi di un paesino che non mi ricordo come si chiami, però è molto carino qui perché c'è una vista spettacolare, guardate la meraviglia. Ci sono anche i cactus che io adoro. E sto rischiando di farmi ammazzare perché non va bene dove mi trovo in questo momento. Devo tornare indietro. Ok, sono nel comune di Perledo, parco regionale della Grigna Settentrionale. Guardate che meraviglia. Adesso dobbiamo scoprire dov'è questo fantastico sentiero, però intanto cominciamo a farci un giro qui. Purtroppo mi sono fatta ingannare da quel divieto di transito che in realtà poi ho scoperto fosse riferito solo a camper e furgoni, quindi in realtà io ci potevo salire con la macchina, ma in realtà mi sono fatta ingannare, quindi adesso sono finita qui dove non c'è un sentiero, mentre lì c'era proprio un sentiero che partiva in mezzo ai boschi. So che in realtà queste cose poi fanno nascere cose ancora più belle, ma non so da che parte andare. Tra l'altro oggi ho deciso di sfruttare per la prima volta il mio gimbal e sto facendo un po' fatica a capire come usarlo. Per cui se vedete il video un po' così storto, perdonatemi, sto ancora imparando. Sapete qual è la cosa più bella? Che non c'è nessuno in giro, non c'è proprio un'anima. Oh, che meraviglia! Ho visto dei cartelli marroni che indicano in realtà impianti sportivi e parco giochi, però voglio vedere se la regola che queste cose sono vicine alla natura e le cose sportive è vera. E avevo ragione, vedo delle indicazioni di percorsi. Vediamo che cosa troviamo qui. Wow! Abbiamo indicazioni per Perledo oppure per Varenna o il sentiero del viandante, che probabilmente farò perché vorrei salire per poi scendere e poi risalire. Quindi adesso vediamo dove ci porta il destino. Ok, ho preso la mia decisione, andrò a fare il sentiero del viandante per arrivare al castello di Vezio, scendere verso Varenna e poi risalire verso la macchina. Non è detto che finirà esattamente così, anche perché a un certo punto poi devo tornare alla macchina, ma ci proviamo perché promette tanto. La vista da qui è già spettacolare, quindi immagino ancora più su. Qui abbiamo
indicazioni per il Bosco delle Streghe di Sazio, Bologna. Che vuol dire Croce di Bologna? Quindi ci sono un po' di cose da vedere, per cui ci avventuriamo. Qui è già molto carino perché comunque si viaggia dentro i borghetti, e qui a Perledo c'è anche una chiesa e tanto tanto verde che io amo. Sapete qual è la cosa più strana? Che in realtà io inizialmente, quando ho pensato di fare una gita, volevo proprio fare una camminata, solo che non riuscivo a trovarne una che mi ispirasse, o comunque una da fare come prima camminata in solitudine, e alla fine sono finita proprio per farne una per voglia del destino, e sono troppo felice. Sento il profumo d'uva appena spremuta, quindi meglio dire succo d'uva. Wow. Questo è proprio quello che cercavo, un borgo vuoto, senza nessuno in giro. Che meraviglia. Sono andata fuori sentiero. Che cavolo è? Andiamo a vedere la vista della chiesa. Wow. No, vabbè ragazzi, meraviglioso. Wow. Ok, ritorniamo verso il nostro percorso. Vediamo se ce la faremo. Comunque, non vi ho fatto vedere l'outfit di oggi, sto indossando il mio top nuovo. Non è meraviglioso? Ah, eccolo, qui non era indicato bene perché salita su dai gradini, dalle scale, dovevo girare a sinistra, invece sono andata dritto verso la chiesa, quindi girare costeggiando il municipio. Arrivati a questo bivio qui, dove c'è anche Villa Torretta, che meraviglia! Anziché andare su, si va giù verso il cimitero. Immagino. Però non so perché ho l'impressione che mi stia facendo scendere anziché salire. Vabbè. Abbiamo detto che oggi seguiamo un po' il destino senza cercare di forzarlo troppo, e se il destino ci porta giù, andiamo giù. Spero solo di ricordarmi dove ho parcheggiato la macchina. Sono arrivata al cimitero e questo è un cimitero con vista. Ha una vista spettacolare. Guardate. Pazzesco. Tra l'altro qui c'è anche un monumento. Tra l'altro qui mi suggerisce l'indicazione di andare a fare anche il tour dei borghi. Ora vediamo dove ci porta. Direi che provo a vedere un attimo. Non ce la posso fare. Vabbè, se sono così pessima con un gimbal, posso solo immaginare quanto sarei pessima con uno drone. Comunque ho deciso di non andare per il tour dei borghi e invece sto proseguendo sul sentiero del viandante per vedere se mi porta su. E poi
in alternativa si torna giù per il tour dei borghi, però credo che si possa fare anche da qui, perché mi fa scendere comunque anche da questa parte. Perfetto, per ora sono sulla strada giusta. Per strada ho trovato un piccolo altarino, se si può chiamare così, non lo so, sono un po' capra in materia, lo ammetto, però ci sono troppe cose da sapere in questo mondo. Comunque è in restauro, ma guardate la meraviglia. Yay! E qui comincia la bellezza. E ora riesco anche a capire perché non riuscissi a trovare questo sentiero dalla strada, perché era sopra la strada praticamente. Quella è la strada che si fa per salire con la macchina, ovviamente, mentre io adesso sono sul sentierino sopra la strada, ben nascosto tra gli alberi. La cosa perfetta di questo sentiero è che è ottimo anche da fare in solitudine, perché è un po' in mezzo alla natura, ma non troppo nascosta dal mondo civile. E mi sa che mi sono persa di nuovo. O forse devo entrare lì dentro? Sembra un po' strano. Sembra molto strano. Credo di essermi persa. Anche perché qui le indicazioni indicano... Ah no! C'è in una direzione e nell'altra. Vai a capire perché. Ci sono più diramazioni. Ok, visto che sto arrivando da lì, andrò nell'altra direzione, una direzione opposta. Wow! Quella lì giù dovrebbe essere Varenna, ma non ci giurerei, visto che sono pessima. Però comunque dovrebbe esserlo, perché io prima sono andata lì alla stazione a cercare parcheggio e ovviamente era tutto pieno. Bello, bellissimo, è stupendo, ma mi sono accorta che stavo andando nella direzione sbagliata, quindi stavo andando verso Gittana, che non è quello che voglio fare, per cui ora torno indietro sui miei passi e vado per il tour dei borghi, perché secondo me mi divertirà di più, anche perché fa caldissimo e devo andare in bagno. In realtà è 1:40 e non ho ancora pranzato, e dietro mi sono portata dei cracker per non morire di fame, ma l'intenzione è di andare a trovare un posticino dove mangiare un giga gelato, come nelle migliori giornate estive. Intanto guardate la meraviglia che abbiamo qui di fronte. La montagna è sempre super affascinante. Man mano che cammino trovo delle cose stupende e rimango tipo wow, ve le voglio far vedere tutte. Quella è decisamente Varenna, come vi dicevo prima, ma guardate l'acqua, mi sto pentendo di non essermi portata il costume, che peccato. Comunque qui è tutto super vuoto, non riesco a capire come mai. Andiamo giù perché voglio capire dove sono tutti, perché anche giù non mi sembra ci sia tanta gente. Ormai vi sarete anche abituati a me e al mio amore per la natura, ma ho scoperto questa pianta che ha delle foglioline dorate
Guardate quanto è bella. Non sembra vera? Sono bellissime. Ok, era questo il punto dove girare, ma giustamente mi faccio distrarre dalle cose che incontro e perdo la mia strada. Allora, lì ci sono le indicazioni per Vezio e per Varenna e non dovrebbe nemmeno essere troppo lontano. Let's go, anche perché qui è davvero bellissimo, proprio non c'è altro da dire. Per sbaglio devo aver trovato il sentiero degli olivi e sono troppo felice, perché in realtà era quello che volevo fare, ma non riuscivo a capire dove iniziasse. La cosa che adoro dei borghi italiani è il fatto di camminare per i vicoletti interni e sentire profumo di pomodoro e basilico. È una cosa che mi fa impazzire. È bellissimo. Siccome ho voluto fare il giro dal vicoletto interno, mi sono persa di nuovo, però fortunatamente se si guarda verso Varenna e si scende giù per la strada, ad un certo punto poi si ritrova la scalinata interna tra gli olivi. Ho appena incontrato un ragazzo che stava risalendo e mi ha fatto riflettere su come tornerò indietro, perché adesso è tutto in discesa, ma al ritorno sarà tutto in salita. Sarà meraviglioso, me lo sento già. Però questo è il mio cardio della domenica. Sarebbe la giornata di riposo, quindi dovrei riposarmi, ma non riesco mai a star ferma e quindi camminata e trekking. Mi pento un po' di non aver indossato le scarpe da trekking, perché sarebbero state perfette, ma comunque sto indossando le mie super scarpette da corsa e vanno bene lo stesso. Sono arrivata a Varenna, ero praticamente lì sopra e sono scesa giù di qui. Ed eccoli dove sono tutti, in spiaggia ovviamente, con tutto questo caldo sono tutti qui. La gelateria, sono tutti lì. Poi una volta preso il gelato vanno tutti a scattarsi la foto dalla cornice lì, dalla finestra. Che bello. Comunque questa è la passeggiata degli innamorati. Oggi è un po' affollata, comprensibilmente, ed è pieno di tedeschi, come era da prevedere. Che cute! Lì tutte le coppie si fanno le foto. Carini. La bellezza del lasciarsi guidare un po' dal caso è che poi finisci per fare cose diverse e tutte belle. Allora, sono partita dal sentiero del viandante, poi ho fatto il tour dei borghi per poi finire sulla passerella degli innamorati e ora sul greenway dei patriarchi. Quattro sentieri in un solo giorno. Sempre camminando sul greenway dei patriarchi, la mia vista è stata catturata
catturata da questo cartello qui, che dice 200 passi per una vista romantica. Andiamo a vederla. Anche perché, come avrete capito, questo è un appuntamento romantico con me stessa. Infatti mi sono vestita bene, mi sono truccata e eccomi qua. Sto camminando verso la vista romantica, semplicemente perché me lo merito. Regalatevelo ogni tanto una coccola. Adesso il problema è: cosa facciamo? Li lasciamo andare avanti questi qua o li superiamo? Perché stanno fumando mentre camminano e io odio la gente che fa così. Ragazzi, se fumate è una vostra scelta, non vi giudico, la salute è la vostra, anche se non va bene a voi la decisione, ma non è carino obbligare anche chi cammina dietro a fumare, perché se fumi mentre cammini succede esattamente questo. Ed ecco la nostra vista romantica. Sole qui, però ho bisogno di un po' d'ombra per fermarmi a mangiarmi i miei cracker in santa pace prima di andare a prendere il gelato. Tra l'altro, quando sono passata vicino alla gelateria, quella lì, non mi ricordo neanche più come si chiama, forse lì va, mi sono autodissuasa perché mi sembrava una commercialata e poi ne ho vista un'altra un pochino più carina, sembrava molto più artigianale di quella lì, quindi forse cambieremo gelateria. Sono stata per un po' qui sotto all'ombra per mangiarmi i miei craccherini e ora si torna indietro, anche perché tra 45 minuti finirà il mio disco orario e non vogliamo prendere un'altra multa, anche perché mi sa che a Garda l'ho presa. Alla fine sono finita per prendere il gelato forse nel posto più turistico qui, nella piazza centrale davanti al Royal Victoria, però non sembra male, adesso l'assaggio. La fragola intanto è buonissima e anche il pistacchio è ottimo. Intanto mi sto sbrodolando, quindi mi dedico al gelato e poi torno da voi. Ed eccomi di nuovo al punto da dove sono riemersa dopo la discesa e di nuovo mi sarà indicato il sentiero del viandante, che sarà comunque questo. E quindi non ho capito niente, perché prima, cioè stamattina, per modo di dire, all'inizio della camminata stavo andando in su ed ero sul sentiero del viandante e poi però sono tornata indietro, sono scesa giù e sono comunque sul sentiero del viandante. Sono un po' confusa, a casa studierò un pochino meglio e quasi sicuro ritorno qui per farmi delle camminate un pochino più serie, ma quando farà un pochino più freddo. Lì c'è una salsiccia bellissima che prima quando scendevo ho conosciuto, si chiama Otto ed è dolcissimo. Non so se ve l'ho mai detto, ma la mia accoppiata perfetta di cani è il Frenchie, che amo da sempre, e il cane salsiccia. Mi sono recentemente innamorata anche di questa razza qui e prima o poi li prendo. Non appena mi prendo la mia casa prenderò un cane e poi un secondo, così si fanno compagnia. Però li adoro tantissimo. Tra l'altro la padrona di Otto, quando stavo scendendo, le ho detto che avrei voluto anch'io un bassotto. E lei fa, non lo consigliano tanto perché è un po' testardo. E ho detto, vabbè, come me, quindi perfetto. Due testoni in casa, meglio che uno. Io li trovo però dolcissimi, sono proprio dolci, dolci, teneroni, un po' introversi e tanto coccoloni, mentre i French sono un po' pazzoidi. E quindi sono l'accoppiata perfetta perché rappresentano alla perfezione la mia dualità. Il mio modo di essere gemelli così. Spesso combattuta tra due mood, chiamiamoli così.
Sto facendo un po' fatica perché ora mi tocca la salita, per cui non credo che tornerò a parlarvi tanto, a meno che non trovi qualche cosa che non ho notato nella discesa. Ed eccoci ritornati al punto di partenza. Siamo di nuovo davanti alla chiesa perché sono tornata qui per scattare la thumbnail, perché non farò più questo errore da principiante di dimenticarvi di scattare la thumbnail, e per salutarvi da questo punto panoramico. È bellissimo qui, proprio stupendo. Spero di avervi dato uno spunto per una gita in giornata, una gita super romantica da fare in compagnia di qualcuno o di voi stessi, perché questo video voleva trasmettere il messaggio di fregarsene del fatto di non avere magari qualcuno con cui fare una gita, ma di andare da soli, perché non è poi così tragico, non è così drammatico e a tratti anche più piacevole, perché sei tu a decidere quando, dove andare e quanto starci. Per cui è una situazione perfetta. Io chiudo il video. Guardate che bello, stupendo. Vi saluto, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco. Ci vediamo come sempre nel prossimo video, venerdì alle 2. Ciao!